Nel video di oggi andremo a parlare del ritorno del Cactus in questo finale di stagione. Oltre ciò andremo anche a vedere le novità in arrivo in questo aggiornamento 22.30 in arrivo nella giornata di domani, quindi guardate questo video dall'inizio alla fine. Prima di iniziare andiamo a regalare una skin ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Ecco il fortunato di oggi, andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui, facciamo acquisto un dono, vediamo se gli arriva la skin di sempre centro, vediamo se gli arriva, invio del regalo in corso e dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Ovviamente skin regalata con il codice creatore Daccini, quindi se anche tu utilizzi questo codice mandami la foto, taggami su Instagram e sarai ripostato nel prossimo video. Partiamo subito e questo martedì o al massimo mercoledì riceveremo finalmente il nuovo aggiornamento 22.30 che sarà il terzo aggiornamento di questa stagione e porterà via l'evento del Fortnimers. Evento del Fortnimers che a detta di un bel po' di persone è stato un po' deludente. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi è piaciuto questo evento e soprattutto date un voto al Fortnimers di quest'anno. A parer mio non è stato il migliore evento perché non sono state introdotte proprio tantissime novità, tantissimi cambiamenti e tanto altro ancora, quindi a parer mio non è stato un evento molto interessante. Speriamo che l'evento di Natale, che arriverà più o meno fra un mese e mezzo, sia molto molto meglio, comunque almeno simile allo scorso anno. Comunque questa patch porterà via tutto l'evento, tutte quante le novità e tanto altro ancora, ma ovviamente aggiungerà nuovi contenuti all'interno del gioco. In questo video andremo a parlare di novità, ma soprattutto andremo anche a parlare di ciò che accadrà al termine della season con il possibile ritorno del Cactus in questa season 4. Iniziamo andando a parlare delle nuove skin in arrivo qui su Fortnite, perché negli scorsi giorni è stato trapelato un altro sondaggio da parte di Epic che appunto è stato inviato ad alcuni utenti, e in questo sondaggio possiamo vedere moltissime skin concept in lavorazione che verranno rilasciate prossimamente in futuro qui su Fortnite. Quindi le skin che adesso vi andrò a mostrare potrebbero far parte di un prossimo pass battaglia, potrebbero far parte del negozio oggetti della prossima season barra prossimo capitolo, quindi saranno disponibili in futuro qui su Fortnite nello shop o nei vari pass battaglia, un po' come è successo con tutte quante le altre skin che fanno parte dei sondaggi. Quindi le skin che vi vado a mostrare comunque non saranno scartate, ma bensì pian piano verranno implementate nello shop o comunque in qualsiasi altro modo. Infatti le skin le state vedendo in questo momento a schermo, sono veramente tantissime e appunto veramente molto interessanti. Andandone a vedere qualcuno possiamo vedere una nuovissima versione di Miaoscolo, praticamente vestito diciamo quasi hawaiano con i capelli in questo modo, quindi veramente molto bella questa versione di Miaoscolo che state vedendo. Ma oltre ciò possiamo anche notare un possibile nuovo stile o nuova versione della skin di Araldo, skin di Araldo che sarà disponibile questa settimana tramite il nuovo aggiornamento insieme a tutto quanto il suo set, e questo potrebbe essere il nuovo stile, nuova versione che sarà disponibile in futuro. Non so se sarà uno stile aggiuntivo per la skin o magari sarà semplicemente una nuova skin in versione Araldo, comunque questo sarà una nuovissima skin prossimamente in arrivo e secondo molti leaker potrebbe essere una nuova versione della skin di Araldo. Andando avanti possiamo anche scovare una nuova skin, una nuova versione di Dottoressa Sloan, che è, eccovela qui a schermo, e anche questa non credo sarà uno stile aggiuntivo ma bensì sarà disponibile come skin a parte, quindi sarà una vera e propria skin dedicata a Dottoressa Sloan. Ed oltre questo poi abbiamo tantissimi altri personaggi, anche skin rivisitate che comunque poi verranno aggiunte in seguito, quindi le state vedendo proprio a schermo, stanno scorrendo in questo momento. Fatemi sapere quale vorresti il prima possibile nello shop, perché sono veramente skin bellissime, speriamo vengano tutte quante implementate pian piano col tempo. Oltre questo negli scorsi giorni è stato anche rivelato il pacchetto crew del mese di novembre, che sarà disponibile proprio quest'oggi in teoria, se questo video è uscito il primo di novembre, comunque sarà disponibile il primo di novembre e sarà disponibile per tutti i giocatori che posseggono il pacchetto crew, ovvero l'abbonamento mensile di Fortnite. Quindi se possedete l'abbonamento o comunque avete fatto l'abbonamento e appunto non vi è ancora scaduto, siete ancora abbonati, andrete a ricevere appunto al cambio dello shop il primo di novembre questo pacchetto abbonamento mensile, che tratta proprio la skin che è anche il boss che
è stato presente, o comunque ancora presente, in mappa in questo evento del Fortnimers. Ma passiamo avanti e andiamo a parlare del ritorno del Cactus, perché già ve l'ho anticipato nel video in cui vi ho parlato del capitolo 4, ma secondo molte teorie il Cactus potrebbe tornare presto qui su Fortnite, ovvero, per precisare, diciamo verso il termine della season con l'evento finale. Come sappiamo, durante l'evento, comunque durante il corso della stagione, la mappa andrà completamente a diventare cromo. Infatti guardate qui, il cromo è praticamente arrivato a questo punto in questa zona di mappa, e lì c'è proprio il Cactus. Comunque qui vicino c'è il Cactus, esattamente in quel punto, e appunto secondo molte persone, visto che il cromo si andrà ad espandere per tutta quanta la mappa, e già lo sta facendo, perché se apriamo la mappa guardate qui quante zone sono state colpite dal cromo, pian piano anche tutta quanta quest'altra parte dovrebbe completamente essere inondata. Infatti eccolo qui il cromo, qui ce n'è davvero tantissimo e si sta espandendo, e qui proprio alla sinistra è presente il Cactus. Il Cactus, ovviamente, per chi gioca dal capitolo 1 lo conoscerà sicuramente, ma anche per chi non gioca dal capitolo 1, perché è stato il protagonista, ovvero anzi l'antagonista dell'evento contro il Mesha, quello della season 8 capitolo 1, e durante l'evento poi al termine è stato proprio ucciso dal Mesha. Infatti state vedendo in questo momento a schermo come era fatto il Cactus durante l'evento, che poi praticamente era dentro Picco Polare, è stato scoperto. Poi comunque il Cactus, dopo che è morto, appunto il suo scheletro è rimasto per la mappa del capitolo 1. Infatti proprio al centro della mappa del capitolo 1 era presente lo scheletro del Cactus, e poi magicamente nel capitolo 3, nella prima season, quindi qualche mese fa, è apparso qui all'interno della mappa del nuovo capitolo. Infatti ecco qui praticamente ciò che rimane del Cactus, e secondo molte persone, secondo molti leaker, sta girando appunto la teoria che il cromo, quando si avvicinerà al Cactus, ovvero quando il cromo andrà a toccare qui lo scheletro del Cactus, il Cactus ritornerà in vita. Ovviamente questa è solamente una teoria, infatti il cromo si è già sparso fino a questo punto esatto, e il Cactus si trova proprio qui. Quindi diciamo non è proprio lontanissimo dal primo osso del Cactus, anzi no, queste non sono ossa del Cactus, o forse sì, non lo so precisamente, però probabilmente appunto secondo questa teoria, quando il cromo andrà a toccare la parte del Cactus, quindi il teschio del Cactus, appunto quest'ultimo ritornerà in vita, quindi praticamente si andrà a rigenerare, andrà a risorgere. Ovviamente solamente una teoria, dobbiamo sempre ovviamente solamente una teoria, potrebbe benissimo non accadere tutto ciò, ma secondo molti leaker potrebbe appunto starci come teoria. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, se secondo voi veramente potrebbe accadere tutto ciò, ovvero che il Cactus andrà praticamente a tornare in vita e appunto sarà magari un protagonista dell'evento finale di questa season, visto che probabilmente l'evento finale di questa season ci andrà a riservare qualcosa di veramente molto interessante, perché appunto la mappa potrebbe anche essere distrutta, o magari, visto che sarà tutta quanta fatta di cromo, in qualche modo si andrà a distruggere, comunque si entrerà sicuramente l'araldo e tanto altro. Quindi magari il Cactus potrebbe non essere anche l'antagonista dell'evento, potrebbe magari anche essere il protagonista che ci andrà a salvare dall'araldo, comunque da chi vuole distruggere la mappa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria qui sotto nei commenti. Ovviamente solamente una teoria, per diventare realtà dovremmo attendere ancora un po' e vedere appunto se tutto ciò andrà a coincidere. Quindi dovremmo attendere che il cromo si andrà ad espandere e andrà a toccare appunto il teschio del Cactus. E comunque non sono lontanissimi, magari ci vorrà qualche settimana, e poi verremo a scoprire tutto ciò che accadrà. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria, se può essere una teoria plausibile, qui sotto nei commenti. Prima di continuare, come sempre, andiamo a ringraziare tre persone che mi hanno mandato la foto taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste tre persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati nel prossimo video, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo sarete repostati. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale, e grazie mille ancora alle tre persone di oggi. Questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate del possibile ritorno del Cactus nell'evento finale di questa season. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale.
Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni sul possibile ritorno del cactus qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video.